È tantissimi anni che partecipiamo a Art Basel e sicuramente la fiera internazionale più importante. Passa veramente tutto il mondo dell'arte, artisti, collezionisti, pubblico generico ovviamente, direttore di musei, curatori. Quindi è assolutamente importante e necessario farla ed è un onore poter partecipare. Sì, ottimi i primi 3 giorni, assolutamente. Oggi forse è il giorno più tranquillo perché c'è, come dire, il cambio della guardia dal weekend e ci sono molti anche amatori dell'arte, pubblico generico. Tanti contatti anche con americani e sudamericani rispetto agli anni precedenti. Sicuramente quest'anno Anish Kapoor, di cui abbiamo portato 2 grandi opere nello stand, è un'opera importante ad Art Unlimited, che è la sezione dedicata ai grandi progetti. È un anno importante anche per l'artista tedesco Hans-Peter Feldmann, vincitore del Hugo Boss Prize e ora con una mostra al Guggenheim a New York. Sicuramente Luigi Ghirri, che ora è in Biennale di Venezia, e tra i più giovani David Malikovic, un artista croato con cui lavoriamo da poco ma con ottimi risultati. Alcuni sì, però come capita le aste possono avere veramente dei prezzi altissimi o svalutare alcuni artisti, quindi è sempre un po' particolare la relazione con le aste, devo dire. Possono essere importanti, in realtà certe volte vanno a scapito dell'artista e anche del lavoro della galleria. In altri casi invece portano veramente alti prezzi e fanno dei grandi successi, come c'è da dire è successo in passato, un nome tra i tanti probabilmente Cattelan. Per noi non figurativa, dovrei dire. Ci sono soprattutto i giovani artisti che seguono anche la galleria di Francesca Minini, figlia di Massimo, che è aperta da pochi anni ma partecipa già a liste. Vedo più installazioni, anche materiali, come si può dire, lo-fi, legati in qualche modo anche al design. Molto il collage negli ultimi tempi, devo dire, e anche opere di piccole dimensioni, forse finalizzate anche a un collezionismo più giovane che si sta avvicinando sempre di più negli ultimi tempi. Abbiamo una rete di collezionisti, visto che lavoriamo da più di 35 anni, già consolidati e affezionati. Però ogni anno vediamo che appunto un pubblico anche più giovane si sta avvicinando ed è molto piacevole interagire con loro perché sono molto preparati e molto esigenti.